Dunque, un po' di cose sono successe qua. Un po' di cose brutte. Allora, ho come un vago sentore di bestemmie. Lo senti anche tu? Perché secondo me se andiamo là succedono proprio dei cazzi. Nel senso che la volta scorsa si è partiti per un'avventura bestiale. Andati, abbiamo scoperto cose. Ma poi sì! Sì, volume 4, sì. Sono successe robe interessanti, abbiamo trovato robe interessanti, un posto bestiale è stato visitato che era Fogville. Ma scusami, ma Fogville era una villa o era solo una fog? Capiamo? Gesù Cristo, che infarto! Insomma, per farla breve, probabilmente, così a naso, una delle avventure più interessanti e più divertenti, probabilmente, registrate finora. Esploriamo un attimino, capiamo se c'è ancora il drago. Vaffanculo, ma tu sei tutta scema. Bastarda sudicia. Lascia stare, cane. Oh, pure a pugni lo prendi? Ma sei proprio infame, sei. Picia. Peccato che, ovviamente, di questa roba qua non c'è più traccia se non audio. Di conseguenza, cioè, data così, spacco le ossa, ti spacco, eh. Cioè, mi sembra proprio che mi avete rotto il cazzo. Mi sembra proprio così. Sembra proprio che tra poco bestemmio, perché non ne posso correndo tantissimo. Bastarda la E l'ennesimo episodio fantasma, che probabilmente, ovviamente, come tutte le volte che è successo, anche per gli altri giochi, era probabilmente... Da te adesso dovevi iniziare a cantare, vero? Come dicevo, quello si è rivelato essere probabilmente quello che è stato l'episodio proprio il più bello, letteralmente il più bello, finora. Perduto. Completamente. Inesistente. Andata così. E sono stato sul punto di disinstallare il gioco. Detto proprio onesto. Poi ci ho pensato, ho detto, ma chissà, magari si può, non lo so, riregistro delle visual generiche che possano adeguarsi e faccio un riassunto delle robe, ma palesemente è andata così. Di conseguenza mi comporterò come se non fosse mai accaduto. Vabbè, detto ciò, sono confuso, perché a questo punto sono passati dei mesi, sono stati proprio dei mesi in cui non volevo più avere assolutamente nulla a che fare. Di conseguenza, guarda che roba, adesso non sono più abituati, comandi, non so niente. Non so, si potrebbe anche tornare, così. Fare un giretto di visita a Fogville. Non lo so. Non so se abbia senso. Non so se abbia senso. Detto questo, sono abbastanza sicuro che io, in quel posto lì, abbia... Allora, c'era una roba da fare a Fogville che ho fatto. Tra l'altro, vabbè, tecnicamente... Avrei trovato il quarto volume del macellaio bestiale. Ma palesemente poi vediamo. Non è sicuramente questo il momento, non ho proprio zero voglia. C'era una roba da fare lì. Il laboratorio di uno, c'era un discorso. Suppongo sia andata così perché non la trovo. Meno che non fosse tra le varie. Che non vedo, tra l'altro, non ci sono più le varie. E palesemente è andata così. C'era una roba, avevo trovato. C'era una quest. Che non so, o l'ho completata ai tempi. Sono onestamente confuso. Ah no, eccoci qua. La ricerca squarcianebbia, perché? Se non sbaglio è lì che ho trovato. Se non sbaglio, una volta qui erano saltate fuori robe dei documenti che rimandavano alla fortezza squarcianebbia. Allora a questo punto io proverei ad andare in lì. Non so cosa sia questa destinazione, onesto. Non so più nulla.
e ci comporteremo come se nulla fosse. Va bene, devo andare alla mia sinistra. Dove? On the road. Qualcosa succederà prima o poi. Allora, dovrebbe essere qui in zona. Io però qua a capire come diamine arrivarci. Allora, sicuramente non per di qua. Non per di lì. Vediamo se c'è la stradina. Guarda qua, questa potrebbe essere una strada. Palesemente no. Eppure mi sto allontanando, cazzarola. Che faccio? Faccio un po' di parkour. Perché... boh, via, in mezzo ai rovi. Guarda, guarda che casino. Allora, aspetta. Siamo calmi perché c'è una certa una diramazione là, esatto. Là si va verso la vecchia fattoria. Eppure, minchia. Qua. In mezzo alle montagne. E mi sa che... che non ho tanta scelta. Allora, o c'è una maniera di fare il giro largo. Allora, senti. C'è un po' di parkour. Mettiamo a frutto questa... questi privilegi della febbre, no? Via. Per terra. E boh. Caduto io, caduto il cane. Allora, aspetta. Uno, due, tre. Tre, zio Benny. Allora, palesemente non era questa la strada. Ma palesemente, però, non lo so. Me la dai in mezzo. Sto facendo una cagata. Sto facendo una cagata. Ok, no, sta a posto. Tutto a posto. No, potrei aver fatto una cagata. Guarda, cioè ci sono sopra praticamente. Da fortezza squarcia nebbia. Perché come si fa a fare ad andare? Non c'è neanche, non vedo neanche una strada che mi porti lì senza scalare queste montagne. Guarda. Già capito che allora. E questo? Fortezza. Vedi, Balazel, sì, era questa. Fai una bella roba. Perché il discorso qual è? Se non le lascio tutte attive, io poi mi dimentico che ci sono. Però, capisci anche che è una certa. Piano. Piano. Boh, allora. Andiamo di qua. Cioè, mi sono rifatto fondamentalmente tutta la strada che... Che succede? Aiuto. Lo sento. Non lo vedo, ma lo sento. Fuck. Ma quanto? Allora. Bom. Orsi, robe. Bom, via. È arrivata la mia ora? Nero giovane. Bravo, scheletro. Però... allora, dobbiamo stare calmi. Un attimino, la musica deve andare via. Se no... ah, giustamente. Allora, fermo. E volevi... basta. Stavo dicendo che ho rifatto tutto il giro, praticamente tutta la strada che ho fatto con Gaspare. Vedi? La cripta della famiglia, qua dove l'avevo perso, che mi ero di nuovo... guarda, sembra fatta apposta, una beffa del destino. Però non è qui che devo andare. Che è già qualcosa, fondamentalmente. Allora. Ho capito, devo costeggiare qua... però dai. Mangiati un po' il granchio, va, fai sto favore. E qua non è possibile. Dimmi te, non ci sarei mai arrivato a fare sta strada qui. A fare sto giro qui. Che casino. A parte che sto mezzo morendo. Bagno tutto.
Così. Praticamente, che faccio? Mangio qualcosa? Effettivamente non ho fatto colazione. A pensarci. Un pezzo di pane mi mangio. Con una mela. No? Io non mi ricordo mai. La zucca? No? Guarda così. Vabbè, tanto colazione andava fatta. Non c'è problema. Allora, c'era la cura da qualche assorbimento, luce. Si riesce veramente a capire. Beneficio, fiato, vitalità immediata. E finisce il mana, perché palesemente è andata così. Basta. Allora, per favore, metti via. Vai via. Va bene. Allora, questa è la strada. Dovrò mica andare dentro la... no? La cascata. Che devo per forza bagnarmi tutto quanto. Senti, senti che bordello. Allora, cerchiamo di capirlo. È quella lì, presumibilmente è quella lì, ma se... aspetta, ma sei scemo? Ma così all'improvviso? Aspetta. Porca zozza. Maledetta, nuota, gli orsi nuotano? Non lo so, vecchia guardinga, soffoco. La mia febbre. E vabbè, ma orsi, tutte cose. Ma non si può. Allora, servirebbe una pozione del mana. Del flusso? No, non mi interessa. Del mana e basta. Al che io posso evocare l'orso. No? Aspetta, scheletro. C'è anche l'orso di là. Madonna, è buono. Ah, giustamente mi toglie pure il mana questo. Stiamo avendo dei problemi. C'è della salute. Allora, se io me ne frego. E ti... dove sei? Ah, io ti do fuoco, ti do... Ma sei fortissimo. La spada era questo. Ti tiro una... Che gesti fai? Dai, aspetta! Aspetta! Ok, allora, ho avuto una premonizione bestiale. Relativa al posto dove... alla strada verso il posto dove sto cercando di andare. Al che, io direi, flusso salute, flusso mana. Prego. Ah, il granchio. Sì, però io perché faccio flusso salute e la salute non flussa? La salute si rigenera. Ma non è vero, non sta succedendo. Cos'è che sbaglio? Cos'è che non capisco? Beh, il mana è pieno. Fai anche una pozione della salute normale. Però... Ostia, sai che sono confuso. Sazia per 180. Ah, rigenerazione, ti cura per 5 punti. Mangia lo stufato. Dando... Ma allora vedi che c'è del cibo che cura, Cristo. Ehi, ehi, ma basta! Rotto i coglioni, hai rotto. E non è possibile. Allora, io devo andare di là. Però... La premonizione che ho avuto è questa. Sì. Fai... Porca zozza! Ma è grosso e veloce. È velocissimo. Allora.
Io arrivavo qua, facevo così. Poi! No, non ancora. Ero io che ansimavo. Perché praticamente è lassù, no? E va bene. Giuro, avrei giurato che fosse vivo. Cioè, non mi lamento, perché non mi lamento. Boh, vai, andata così, suppongo. Allora, bisogna essere pronti. Prendiamola alla larga, perché vecchia guardiga qua, oltre ad aumentarmi la febbre, c'era quello lì. C'era quello lì che era anche forte. Vai! Vai, scannalo. Per favore. Non prende fuoco? Sa che ho finito di nuovo la... Non capisco se ho finito di nuovo la carica. Sì, palesemente. E boh, butta l'arco tanto, voglio dire. Ma che... Guarda. Lo tiri giù, per favore. Grazie. Anche un po' meno, se puoi. Un po' meno bordello. Allora. Era arco di quercia, va bene. Per favore, questo era un preferito. È ok. Poi. Carica. Vai. Molto bene. Torna sui preferiti. L'arco ce l'avevo sull'1. Molto bene. Perfetto. Cosa succede? Cosa... Sì, va bene. C'è la febbre, non importa. Cerchiamo di capire qua qualcosa. Vino. Vino! Sento del rumore! Sei tu? Ma brutto picciu. Picciu di un orso. Di un orso picciu. Allora. Va bene, non mi ricordo. No, non c'è ambrosia. Non ho ambrosia. E l'ho pensata male questa, Non l'ho... Non ci ho riflettuto bene. Non importa, va bene. Abbiamo preso 2 o 3 robe. Cerca di venire qua, va. Renditi utile. A qualcosa che non sia... Un mio infarto. Devo cercare di salire... Lì sopra. Fondamental... Tacca! La spada nella testa della Dio. Ma quanto sono forte le genti. Ma si già... Ma... Allora. Help. Ecco. Com'è che prima era morto e mo' è vivo? Qual è il problema? Vai. Cazzato. Tacca, per favore. E lì. No. No! Favore. Fai il tuo lavoro una volta. Che non è possibile, Cristo. Boh. E allora? Non lo so. Va bene. Va bene, va bene. Va bene. E un pezzo è fatto. Poi arrivati lì succede qualcosa di strano. Arrivati lì c'è proprio un, non so, un livello maggiore delle creature. Io volevo... prendi il fau. Volevo il miele, vabbè. Non importa. Allora. Ok. Ok. Vedi là c'è... Ma è già andato via, è morto. Che ha fatto sto orso? Mistero della fede. Lì a sto punto, guarda, non ci vado proprio. Me ne sto sbattendo perché è andata così. Però poco più avanti c'è un problema non indifferente. C'è un problema lupi. Non so. Equipaggiamento. Allora. Sono nudo? Sì. Relativamente. Allora. Cerchiamo di capire. Magari sono i vestiti bagnati il problema. No? Allora, io arrivo fin qua. No, mi attaccano subito? No. Sì. Cane.
Allora. E corro. Basta, corro. Non ho tempo di rivestirmi. Corro. Però, quello che ho tempo di fare. A evocare lui. E poi correre. Cristo! Corri avanti. Lascia che ci pensi lui. Che però guarda, guarda come va giù la vita. Ma quanto sono forti qua? Ma qual è il problema? Allora, gira di qua. Lo rievoco. È andata così. Tacca. Pensaci tu. Ok. Mentre sono un attimo al riparo, mi posso rivestire con... era la corazza pesante di cuoio. E questi qui. E questi qua. Cappuccio manca. Non mica far vedere la pelata. Dov'era? Tac. Molto bene. Molto bene. Direi che l'abbiamo gestita in maniera egregia. Sì. E questo potrebbe essere il posto che cercavo, tra l'altro. Non capisco se sta ancora lottando, se mi stanno ancora seguendo, qual è il problema, perché sta musica di merda non va via. Niente. Ce la teniamo. No? Sì. Proprio così. Finito? Deo gratias. Molto bene. Molto bene. Allora. Ok. Cerchiamo di capire. Questo è il posto. Ci siamo arrivati in un pezzo. Cioè, tutti d'un pezzo. Parlare in italiano. Allora. Chi è? Le vespe? Le vespe? Chi è? Lupo. Ah no, ci sono gli scheletri. Ma fantasmi, scheletri, via, tutto. Mi sono piantato. Allora, ok, abbiamo dei problemi. Abbiamo palesemente dei problemi. Porca puttana oggi. Ok, non è un problema, perché io faccio pozione del flusso 1, del flusso 2, della slusada 1. C'era una protezione. E fai così, stavano sparando elettricità. Tra l'altro, vabbè. Se proprio volessimo. Cosa ho schiacciato? No, sto sbagliando. Ho fatto un casino. Va bene, non importa. Anice è morto. Sta morendo. Allora. Speziale spettrale. Fa pure rima. Ok, è andato giù Anice. Cazzo. E boh. Quello che stavo dicendo è che, se proprio volessimo essere realistici, uno dovrebbe evitare di mettersi in mezzo alla battaglia a bere 15 pozioni. No, scusa, ho beccato l'orso? Cazzo. Beh. Ma è morto? Ma non è vero. Ma non è vero che vi state rivelando così inutili. Anche perché, niente, è così. Sento di nuovo quel... Lo sento. Nova, scintilla. Niente, ma tanto sono queste due bestie qua da evocare. Quindi, cioè, dobbiamo fare andare bene. E dovrai morire over and over. Aspetta, ma scusami. Ma prenditela, no? Muoio. Non ci credo.